Le principali organizzazioni del comparto immobiliare si sono incontrate a Roma in occasione dell'insediamento dell'Osservatorio parlamentare sul mercato immobiliare. La presentazione è avvenuta durante il convegno della FIAIP, la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali. Per la presidenza dell'Osservatorio è stata scelta l'onorevole Katia Polidori. Obiettivi ambiziosi. Ambiziosi perché è ambizioso il settore. Un settore ormai negli ultimi anni, perlomeno da dopo la crisi, è un settore sicuramente che è in grave difficoltà. Un settore che ha smesso, purtroppo, suo malgrado, di far crescere l'economia, perché l'economia era veramente trainata dal settore immobiliare. L'obiettivo è di certo quello di riunire parlamentari trasversali, quindi di tutti i partiti, e di tentare di andare oltre le legittime ideologie, le legittime posizioni, per tentare di far ripartire l'unico settore che possa esistere, che ha un coefficiente di moltiplicazione tale da poterci permettere la ripresa. Dell'Osservatorio fanno parte parlamentari di maggioranza e opposizione e numerose associazioni di categoria. Fondamentale il suo ruolo per ottenere una sintesi tra diversi interessi e aiutare la politica a prendere decisioni per il sostegno di un comparto strategico per lo sviluppo economico del Paese. Si uniscono in osservatorio parlamentare, quindi un'associazione di parlamentari, anche i presidenti di 4 associazioni. E quindi un rapporto stretto tra politica e mondo dell'associazionismo. Molte volte il mondo dell'associazionismo, quasi sempre, è diviso, ci sono richieste che arrivano da più parti, i politici non sono onniscienti, quindi non comprendono qual è l'offerta o la richiesta migliore per il mercato. Qui troviamo un punto di aggregazione per l'immobiliare tra politica e associazionismo, e questo penso sia già un nuovo modo di fare politica. Se poi le richieste sono condivise, allora forse riusciamo a ottenere veramente in questo osservatorio qualcosa di molto importante. La collaborazione è molto importante e si svilupperà anche attraverso l'osservatorio parlamentare sul mercato immobiliare per fare tante cose di più, per fare tante proposte, per dare dati, per dare informazioni anche ai parlamentari e al governo, per far sì che il settore immobiliare venga finalmente compreso come settore che porta crescita, che porta sviluppo e che invece, se troppo colpito dalla tassazione come è stato negli ultimi anni, porta all'esatto contrario, cioè a diminuzione dei consumi, perdita di posti di lavoro, chiusura di imprese. Il convegno ha fornito l'occasione per fare il punto sui provvedimenti da inserire subito nella legge di stabilità. La FIAIP chiede riforme semplici da attuare, ma potenzialmente efficaci per stimolare la ripresa economica italiana. Noi chiediamo che ci sia un richiamo per l'investitore sia italiano che straniero, e quindi rendere attrattivo il patrimonio immobiliare italiano e quindi lo stesso mercato del nostro paese, renderlo attrattivo attraverso l'incentivazione del mercato delle locazioni, che è un mercato sempre più in espansione. E questo attraverso l'introduzione della cedolare secca anche per le locazioni commerciali, che nel testo della legge di bilancio è presente, ma è presente in maniera molto timida perché riguarda solo i negozi e solo per i contratti del 2019. Noi invece riteniamo che deve essere introdotto in maniera strutturale, quindi permanente, e riguardare anche uffici, capannoni, laboratori, cioè tutto l'uso diverso dall'abitativo. Pensiamo poi inoltre che debba essere strutturale anche la cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato, che sappiamo invece che scadono a fine 2019. Poi pensiamo anche che per le locazioni turistiche, dove c'è un mercato in grandissima espansione, si parla che quest'anno si chiuderà oltre 1 milione di locazioni brevi, incentivarla attraverso l'introduzione di un'aliquota al 10%, e questo per agevolare appunto un segmento che sta appunto rendendo attrattivo questo nostro mercato, sia appunto in Italia che all'estero. E poi incentivare e rendere anche il contratto locativo come titolo esecutivo, per agevolare la rimessa in possesso dell'immobile da parte dei proprietari qualora non paghi l'inquilino. E riteniamo poi che gli incentivi fiscali che sono presenti nel testo di bilancio, incentivi fiscali per la ristrutturazione degli immobili, ecco, che siano resi strutturali e permanenti, non che ogni anno non si sappia se vengono confermati o meno.